Qui siamo di fronte alla cattedrale di Strasburgo, un edificio dal fortissimo valore simbolico. Come potete immaginare, purtroppo le mie capacità tecniche sono molto limitate, quindi non posso, però si trovano facilmente delle foto su internet. Mille anni questa cattedrale, la costruzione iniziò nell'undicesimo secolo ed è questo sì che è uno dei veri simboli dell'Europa. Ma mi piace fare un video da qui anche perché Papa Francesco pochi giorni fa ha annunciato che ha dichiarato venerabile Robert Schuman, una figura simbolo della costruzione della pace nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Volevo condividere molto brevemente questo video con voi e questa bella notizia, perché Robert Schuman era un cristiano vero, aveva deciso, ecco, di dedicarsi totalmente al bene comune tutta la sua forza la prendeva dai sacramenti, dalla sua relazione con la parola di Dio, dalla partecipazione quotidiana alla messa, ecco, ed era da questa Pasqua quotidiana che lui poteva prendere la motivazione e il senso a tutta l'opera politica, al punto da diventare ministro degli affari delle finanze in primis, in un momento in cui nessuno in Francia voleva essere ministro delle finanze, perché le finanze subito dopo la Seconda Guerra Mondiale erano completamente distrutte. E bene, adesso è arrivato il camion, ci fermiamo qui e magari in un'altra pillola parleremo di altre figure di questo tipo.